Buongiorno cari amici di Real Team TV, oggi siamo in pieno derby. Che dire? Abbiamo il piacere di ospitare Davide Grassi e Alberto Figliolia. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito. Ecco, sono qui per presentare un libro che è scritto in collaborazione con Mauro Raimondi. Però vi devo chiedere una cosa, ma da che parte è Mauro Raimondi? Ah, Raimondi è milanista come me. Quindi siamo 2-1 già. Bene, bene. Però la copertina è di un interista. La copertina è di un pittore interista. Porca miseria, vabbè, dai. Parliamo di questo libro che si chiama 100 derby sui navigli, Booktime editore, e voglio subito passare alla nostra splendida interista, Giusy Randazzo, eccola qui. Ciao Giusy, bellissima. Buongiorno direttore, grazie, ci faccia festeggiare, insomma, ci sta, benvenuto ai nostri ospiti, ovviamente è un piacere avervi qui con noi. Voglio aggiungere che Alberto è un giornalista, è uno scrittore, è anche un volontario di laboratori di lettura presso un carcere milanese, allenatore di basket. Ex allenatore. Va bene, lo rimani Alberto. Davide invece è un giornalista, uno scrittore, ha collaborato con diverse testate, fra cui il Corriere della Sera, e ha vinto nel 2002 il premio giornalista pubblicista dell'anno. Benvenuti, oggi però parleremo insieme di questo bellissimo libro, ecco, lo facciamo vedere, lo ripeto, 100 derby sui navigli, Booktime editore, collana Saggi, prefazione di Gianfelice Facchetti e Filippo Galli. Allora, questo è un libro molto bello, è un libro che può interessare davvero un target vario, chiaramente si parla di questo derby, il più prestigioso, il più giocato, il più anche titolato in Europa, adesso spieghiamo perché. Raccontateci un po' quando, perché, dove nasce questa bellissima storia, perché voi attraversate 100 sfide, quindi si ripercorrono tutte queste vicende, però partiamo dall'inizio, dove nasce tutto? Allora, in realtà questa è la nuova edizione di un libro che abbiamo già scritto in passato, abbiamo aggiornato con ulteriori racconti, siamo arrivati fino a 100 derby, quindi abbiamo scelto i 100 derby che ci sono sembrati più significativi di questa sfida infinita tra Milan-Inter, e si parte addirittura dal primissimo derby del 1908, che curiosamente si giocò a Chiasso per la Coppa Chiasso, quindi in Svizzera, e anche quel derby lo vinse il Milan, ricordiamolo, quindi iniziamo subito bene la storia. Poi adesso, a parte gli scherzi, direi che la peculiarità del libro è che poi, al di là degli aspetti calcistici, si intrecciano spesso con le vicine dei derby, anche la storia della città, poi ognuno ha inserito un po' le sue passioni, io la musica, Alberto la poesia, Raimondi la storia di Milano, e ci sono poi nomi più conosciuti della storia dei derby, quindi da Rivera, Mazzola, da Van Basten, a Matteus, quelli che conosciamo tutti come campioni, però abbiamo invece inserito molti anche nomi che magari alcuni hanno dimenticato, perché magari proprio soltanto in un derby hanno vissuto il loro momento di gloria, quindi è interessante ricordarli anche per questo. Assolutamente sì, visto Alberto che ricorda che l'ha vinto il Milan, io invece sono felice perché leggendo questo libro ho scoperto che anche il Milan vinceva i derby, pensa un po', ho scoperto leggendo questo libro. Sì, diciamo che dopo il filotto 2023-2024 andiamo verso i magnifici 7, mentre loro verso le 7 piaghe d'Egitto sul naviglio. In ogni caso l'Inter già 2 anni dopo ha vinto il suo primo scudetto, mentre il Milan ha dovuto aspettare dal 1907 44 anni per vincerlo. Quindi, ma adesso, al di là delle fazioni, delle faziosità pur morbide che ci sono a Milano rispetto ad altre tensioni in altre città riguardo appunto ad altri derby, e il nostro si configura anche come un libro storico, attraverso la storia di questa, tra virgolette, divisione popolare, si racconta la vita e la storia di una città contestualizzata con quella del calcio nazionale. Quindi il nostro è un libro che può essere letto non solo da tifosi milanisti e interisti, ma da chiunque ami il calcio, lo sport e la storia.
Certo, ovviamente noi stiamo scherzando, cioè ci sta un po' di scherzo, no? Siamo freschi di derby, ma è anche la bellezza poi che si assapora leggendo questo libro, di come è bello come questa città, e si vive anche l'attesa di questo derby, no? Quindi nei bar, quindi tutto quello che è il pre-derby, tutto quello che si vive, anche in famiglia, le famiglie divise, no? La mia per esempio è un esempio, io mio marito, io interista, lui milanista, quindi è proprio lo sport, quello bello, quindi ovviamente scherziamo, ma il nostro vuole essere anche proprio un bellissimo messaggio di questo derby che per la città è chiaramente, non solo per la città, perché abbiamo detto che è un derby anche unico. Perché è un derby unico? Ho detto anche più titolato, perché cos'ha di diverso? Beh, più titolato perché se sommiamo le Coppe dei Campioni barra Champions League vinte dal Milan e dall'Inter, quelle del Milan sono 7, tanto per ricordare il numero 7 che ricordava prima Alberto, quelle dell'Inter sono un po' meno, sono soltanto 3, comunque la somma fa 10. Fino a poco tempo fa, anzi, l'unica città d'Europa ad aver avuto due squadre vincitrici della Coppa dei Campioni barra Champions League. Adesso ci ha raggiunto Manchester, perché dopo la vittoria del Manchester City, prima aveva vinto la Coppa lo United. C'è anche il United. Scusa, ma con chi ha vinto il Manchester City? Che non me lo ricordo bene. Neanch'io, magari lo chiediamo ad Alberto, forse se lo ricordano meglio loro. E poi c'è da dire che in realtà Madrid ha vinto più Coppe dei Campioni di Milano, però perché l'ha vinto soltanto Real Madrid, perché l'Atletico è andato in finale alcune volte, ma non è mai riuscito a vincere. Quindi Milano ha queste peculiarità, che le due squadre hanno vinto entrambe un cospicuo numero di coppe. Assolutamente sì. Parliamo appunto di questo disegno che citava invece Alberto ad inizio intervista. Vogliamo dire chi ha fatto questo dipinto, che è molto bello? Sì, il dipinto è di Giovanni Cerri, pittore di Granvaglia, che ha appena fatto una mostra sulla migrazione italiana nella città di Genova. E che era un porto di partenza per i tanti nostri migranti del nord e del sud verso il Sud America, in particolare in questo caso. Giovanni Cerri ha anche la particolarità di essere nipote di un portiere dell'Inter a cavallo fra gli anni 20 e 30, Bonifacio Smerzi, un portiere che tra l'altro non ha mai perso un derby fra tutti quelli da lui disputati, e che ha vinto lo scudetto nel 1930 nell'Inter allenata da Arpad Weisch, il grandissimo e sventurato allenatore che conquistò poi altri due scudetti con il Bologna, lo squadrone che tremare il mondo fa, e che finì tragicamente i suoi giorni ad Auschwitz in quanto ebreo ungherese, quindi vittima delle ignominiose leggi razziali del 1938. Arpad Weisch è stato, insieme con Fufo Bernardini, con la complicità appunto di Bernardini, lo scopritore di Peppi Meazza, che la critica considera il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, icona nerazzurra della nazionale, bicampione del mondo. Ecco, dal nostro libro si possono ricavare, come vedete, innumerevoli link, innumerevoli richiami per approfondire anche altre storie, spesso sepolte per i più vari motivi, anche perché non è che la memoria storica brilli nel nostro paese. No, diciamo che abbiamo appunto un problema con la memoria storica spesso, o su come la raccontiamo, diciamo, ecco, dovremmo un po' migliorarci al riguardo. Chiaramente, lo diciamo inizio intervista, non è solo sport, non solo partite, ma si lega appunto una storia poi del paese. E c'è un grande arco appunto di temporale, di periodi affrontati, perché comunque c'è la ricostruzione, il boom economico, gli anni di piombo, Tangentopoli, Calciopoli, quindi proprio la Milano da bere, quindi si rivive un po' tutto attraverso poi questa lettura. Ecco, raccontiamo qualcosa anche del derby vissuto dai tifosi, no? Quindi tutto ciò che è anche quel folklore che c'è nelle tribune, perché si parla anche di questo, i simboli, il diavolo, il biscione, o tutti, insomma, le varie cose che si vivono anche durante quella partita, perché è molto bello.
Sì, beh, come abbiamo già ricordato magari anche in altre interviste, a Milano c'è questa distinzione tra i Casciavite e Bauscia, quindi c'è questo sfottò tra la squadra del popolo, diciamo così, che è il Milan, e la squadra un po' più altolocata, che è quella dell'Inter. Negli anni 50 c'erano i Muturetta, che erano i tifosi dell'Inter, che andavano, si potevano permettere la motoretta per andare a San Siro, e i milanisti erano i tranvepe, che andavano con il tram. Quindi è rimasta un po' questa divisione, e si vede anche negli sfottò che ci sono allo stadio. Vorrei ricordare, ad esempio, per la parte milanista, poi dopo Alberto racconterà per la parte interista, una delle scenografie più belle fatte allo stadio, quella di Mark Hatley, che segnò un famoso gol di testa in un derby nell'84, con Collovati, che è un ex del Milan, che tentò di contrastarlo senza risultato. E a distanza di diversi anni è stata fatta questa bellissima scenografia con Mark Hatley che salta sulla testa di Collovati, quindi per dire che la memoria, comunque perlomeno quella calcistica, in parte c'è, perché è uno di quei gol un po' simbolo per i milanisti, è un'icona del milanismo, ed è stato molto bello. Alberto, tu invece quale coreografia ci ricordi, o comunque di questa storia anche appunto che è del tifo, no? Che è molto bello. Beh, una volta si inscenavano funerali rituali per la squadra perdente. Ora questa è una manifestazione che è andata perduta, sostituita da cori, bandiere o scenografie. Tempo addietro, un amico interista mi aveva recuperato delle registrazioni di cori degli anni 30 di varie società italiane. Era veramente un audio molto, molto interessante. Mi piacerebbe approfondire questa tematica. Beh, poi lo spettacolo della folla sugli spalti è sempre meraviglioso, un'esperienza antropologica variopinta, quindi l'atmosfera, il clima che si crea prima di un derby è qualcosa che andrebbe spiegato, andrebbe vissuto. Ci sono sfortunati che non hanno la possibilità del derby e quindi non si può comprendere. Ci sono città che hanno squadre monotematiche, ma il derby porta in sé questo meraviglioso virus della passione. Chiaro che va contenuto entro limiti di civiltà, ma a Milano tutto sommato direi che costituiamo un ottimo esempio in tal senso. Sì, non sono mai successe cose eclatanti fra tifosi Milan e Inter, al di là degli sfottò, magari anche a volte pesanti se vogliamo, ma mai oltre, almeno non ricordo cose strane o... Beh, questo è anche un messaggio che vogliamo mandare, che è quello che dicevamo all'inizio intervista, di una sportività bella, ci può stare un po' di scherzo, un po' di colore, però poi dobbiamo ricordarci appunto che lo sport deve essere pulito, deve essere tutt'altra cosa, quindi un messaggio anche mai di violenza, ma non solo nel derby, non dovrebbe esistere proprio nessuna partita. E sono molto belle anche le prefazioni, per esempio quella di Gianfelice Facchetti parla anche di questo, no? Avversari ma mai nemici, per esempio, mai proprio un qualcosa di cattivo. E poi parla di una Milano particolare, cita anche Brera, Milano col cuore in mano, no? Che cosa si intende anche di quella Milano forse un po'... come dire, che non esiste più, di quell'atmosfera di altri tempi. Beh sì, quando andavo allo stadio io mi ricordo, ormai purtroppo qualche anno, mi ricordo questa atmosfera diversa da quella di oggi, perché ad esempio lo stadio non era coperto, quindi quando si vedevano le partite, segnava il Milan o l'Inter, si vedevano questi ombrelli che si agitavano, c'erano le partite sospese per la nebbia, perché mi è capitato più di una volta di andare allo stadio, di tornare a casa perché la partita era impossibile vederla. Mi ricordo ad esempio un Milan-Napoli sospeso all'inizio del secondo tempo, un Milan-Manchester City mai iniziato di sera perché c'era un muro di nebbia che impediva di vedere il gioco, cosa che oggi non avviene più. Lo stadio è cambiata la società, però devo dire che poi la passione alla fine è sempre la stessa, e questa è la cosa più importante. La cosa anche più bella. Il libro è dedicato a due in particolare, vogliamo dire qualcosa di loro? Beh, il libro è dedicato a Giovannino Lodetti, popolarmente Basletta, di Caselle Lurani, grande mediano, centrocampista,
polmoni infiniti, generosità altrettanto infinita e anche piedi buoni. Lodetti era simpaticissimo, così come simpaticissimo era Luisito Suarez, Bahamontes della Corugna, è venuto a Miracol Mostrare a Milano per fare grande l'Inter di Moratti. I due erano diventati anche molto amici, in quanto avevano giocato insieme nella Sampdoria dopo aver concluso le rispettive carriere nelle due squadre milanesi. Io tra l'altro ho il ricordo anche di un Inter Sampdoria 4-4 del 72 con doppietta di Boninsegna e il pareggio 4-4 segnato proprio da Luisito su calcio di rigore all'86esimo. Ma non gliene vogliamo, Luisito è nei cuori di qualsiasi interista con i suoi lanci da 40 metri e quel gol che rappresenta una perla assoluta nel derby dell'aprile 1967 finito 4-0, in cui fece un gol che se fosse stato segnato oggi se ne parlerebbe per settimane e settimane. Comunque su YouTube è reperibile per capire di quali mezzi tecnici fosse fornito il nostro Luisito. Permettetemi anche di fare una piccola aggiunta su San Siro barra Meazza, il cui genius loci è qualcosa che fa parte ormai a pieno titolo della città e non è possibile pensare a un suo declassamento. Non parlo neppure di abbattimento, non la prendo neanche in considerazione questa ipotesi. San Siro, Meazza, come lo si voglia chiamare, è lo stadio di Milano, lo stadio di Inter e Milan, e anche se fu costruito nel 1926 dal presidente del Milan, ma dal 47 era casa comune, e non è pensabile che si possa andare altrove. La Scala di Milano è imprescindibile, anche lo stadio piazzale Axum o barra Angelo Moratti è imprescindibile. Davide, che ne pensi tu a riguardo? Vabbè, sono anch'io d'accordo che San Siro è la casa di Milan e Inter. Adesso si parla di San Donato Milanese per il Milan, di Rozzano per l'Inter, però mi sembrerebbe un po' un assurdo, insomma, andare a giocare fuori dalla città, anche se si tratterebbe di Inter al milanese. San Siro, cioè, è un po' un monumento ormai della città, perciò va preservato. E sono d'accordo, ed era una tematica che volevo anche appunto sollevare, perché se ne parla tanto, poi noi che viviamo a Milano lo sappiamo, quindi è sicuramente una cosa abbastanza al centro dell'attenzione, ecco, per così dire. Torniamo ai derby. Allora, abbiamo detto che ne esaminate 100, però adesso vi faccio scegliere un derby vostro del cuore o che vi ricordate con qualche motivazione particolare. Beh, sarebbe facile dire il 6-0, però non voglio infierire, appunto. Strano, dai. Quindi dirò addirittura. Infierisci, dai. Dirò addirittura, perché sono uno sportivo, un derby in cui il Milan non vinse, però è un ricordo particolare perché è un derby del 1979. E io ero allo stadio, e il Milan era sotto di 2 gol a 10 minuti alla fine, stava perdendo 2-0. Ricordo parecchi tifosi anche del Milan che già iniziarono ad uscire dallo stadio per andare a prendere i mezzi, perché pensavano che ormai la partita fosse finita. E invece accadde che il buon Walter De Vecchi, che era un discreto centrocampista del Milan dell'epoca, tirò due sassate da fuori area molto simili una all'altra. E Bordon, che era il portiere dell'Inter, forse ebbe anche qualche colpa, comunque non riuscì a parare questi due tiri. E in 10 minuti il Milan riuscì a raddrizzare la partita, il derby finì 2-2 in modo insperato, e poi questo ricordo è particolarmente bello perché poi da lì iniziò la cavalcata finale verso il decimo scudetto, quello della Stella, che è il primo che per motivi anagrafici ricordo proprio molto bene, perché poi trascorsi tutte le domeniche a San Siro, e perciò quel derby così agguantato negli ultimi minuti rimane una grande soddisfazione e anche un bel ricordo personale. Alberto? Ma io ne ho alcuni, però se dovessi scegliere opterei per un derby che non ho visto, se non attraverso qualche immagine sgranata, ma di cui ho letto tanto e che tanto mi è stato raccontato da persone che l'hanno visto, da protagonisti, che è Inter-Milan 6-5 del novembre del 49, in cui il Milan dopo 19 minuti si trovava in vantaggio 4-1 con una doppietta anche di Candiani, che era un ex dell'Inter e aveva pure vinto uno scudetto con l'Inter,
e terribilmente l'Inter, con quel simpatico demonio di Benito Lorenzi, con Amedea Amadei, Niers, riuscì a ribaltare portandosi sul 5-4. Poi Annovazzi pareggiò 5-5, l'Inter fece infine il 6-5, il Milan prese una traversa e poi non segnarono più per il resto della partita, ma insomma fecero 11 gol con una rimonta epocale da 1-4 a 6-5. Quello fu tra l'altro l'anno dei derby bagnati da innumerevoli gol, perché quello della primavera precedente, che era il campionato precedente, finì 4-4, quindi in quell'anno solare le due squadre segnarono 19 gol, attacchi atomici, in bianco e nero, color seppia, ma attacchi atomici con tanti campioni in campo, sia dall'una che dall'altra parte. Che bello, che magnifica storia, tutta, ovviamente, mi riferisco a tutto, che è poi quello che si rivive leggendo questo libro. Ovviamente non abbiamo fatto nomi invece di calciatori, qui c'è la storia sia dall'una che dall'altra parte di tanti, tanti nomi, vabbè, mi viene da dire per esempio il dualismo storico, no? Mazzola Rivera ad esempio, ma poi ci sono veramente tanti nomi di tutta questa grande storia. Volete, come dire, regalare un aneddoto ciascuno ai nostri amici a casa, ma poi ovviamente dovranno leggere tutto questo bellissimo libro. Ma io, come dicevo, più che i grandi nomi che poi sono conosciuti, quindi magari sono anche storie più note, amo ricordare le storie un po' più dimenticate. Ad esempio, non so, mi viene in mente anche la storia di Francesco Antonioli, portiere del Milan, che sembrava un predestinato per la porta rossonera, e che proprio in un derby invece purtroppo fece una papera, come si suol dire, e la sua carriera cambiò, e quindi non poi passò in altre squadre e dimostrò comunque di essere un buon portiere. Poi ho fatto un racconto in cui ho fatto un'analogia con un film di Woody Allen che si chiama Match Point, in cui inizia con, non so, probabilmente l'avete visto, inizia con una pallina da tennis che rimbalza sul nastro e non si capisce se cade da una parte o dall'altra, e finisce con un anello che anche lì rimbalza su una balaustra e rischia di cadere nel fiume oppure no, e poi dopo uno vedendo il film capisce il senso. E quindi la vicenda di Antonioli mi ricorda un po' questo, perché questo episodio, diciamo, ha determinato il suo allontanamento dal Milan, mentre magari se avesse fatto una grande parata come era nelle sue potenzialità sarebbe diventato il titolare per diversi anni. Alberto, tu? Beh, io sono molto legato ai giocatori della grande Inter, quelli degli anni 60, tutti, quindi i vari Mazzola, Facchetti, Burnic, Jair, Corso, Suarez. E da bambino il mio idolo era Renato Cappellini, che poi ho avuto la fortuna di conoscere. Di Soncino, una cittadina meravigliosa anche dal punto di vista artistico, che ha dato i natali anche a Giacomo Losi, capitano storico della Roma, e ho rovinato un sacco di scarpe andando in giro per il mio paese prendendo a calci sassi, barattoli, tutto quello che trovavo, dicendo Cappellini, Cappellini, gol, gol. Mia mamma era disperata. E comunque ho avuto un debole anche, come dicevo prima, per il giocatore della grande Inter, per Mazzola, che secondo me ha fatto un paio dei gol più belli nella storia del calcio. Ricordo quello in Coppa dei Campioni contro il Vasas Budapest dopo un dribbling infinito, e uno in azzurro contro la Svizzera con una serie di palleggi volanti da antologia del calcio. E poi il nostro Monatto Mantovano, il grande Roberto Boninsegna alias Bonimba, che ha regalato emozioni indicibili. Pensa che io, da milanista, ricordo un gol di Peiro in Inter-Liverpool, che ha rubato la palla letteralmente dentro il portiere, e lì è stato il cambio della partita praticamente. Da lì gol decisivo. Decisamente. Furbissimo Peiro, sì. Poi andò anche alla Roma, tra l'altro. Sì, Alberto, Davide, state pensando a qualcosa di nuovo? Perché insomma questo, come dire, lavorate spesso insieme, viene molto bene, anche con Mauro Raimondi ovviamente, che non è qui con noi ma salutiamo, però avete qualche anticipazione? State pensando a qualche nuovo lavoro?
Ma a dire la verità, adesso non c'è niente di che bolle in pentola, diciamo, tutti e tre coinvolti, però l'altro giorno parlando con Alberto ha lanciato un paio di idee, quindi chissà mai che poi da lì nasca qualcosa di nuovo da fare insieme, come lo auguro. Sì, devo fare da relatore alla presentazione di un libro che ha scritto Mauro e Davide, a cui io non sono riuscito a partecipare questa volta. Un libro molto bello, Un calcio alla guerra. Come e ne parlerò anche con Mauro di questa idea che mi è frullata per il capo per fare un altro lavoro a sei mani. Io peraltro sto curando un'antologia di racconti interisti intitolato Fantasia interista, che spero potrà vedere la luce alla fine dell'anno. Anche questo è un libro con un taglio storico, non un mero libro di esaltazione, ma un libro cui si svisceri sì la propria passione, ma con uno sguardo così importante sulla realtà che ci circonda. Molto interessante, ovviamente siete sempre i benvenuti, è sempre un piacere ospitarvi. Intanto grazie ancora per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie mille. Intanto voglio consigliare l'acquisto e la lettura a tutti i nostri amici a casa di 100 derby sui navigli, book editore, collana saggi, prefazione di Gianfelice Facchetti e Filippo Galli, scritto insieme a Mauro Raimondi, per Realty in TV Alberto Figlioli e Davide Grassi. Grazie Alberto, grazie Davide, alla prossima. Grazie a voi. Grazie, ciao a tutti. Buongiorno a tutti, grazie.